tutto quello che mangiamo questa sera è cucinato da mani esperte e autoctone soprattutto. Cioè il cibo africano è cucinato da africani. Il cibo moldavo è cucinato dalla Moldava, dalla cuoca moldava. Ci sediamo, cominciamo a bere un bicchiere e cominciamo a assaggiare il primo antipasto. Quindi poche cerimonie, dice il maestro di cerimonie, sediamoci. Forza. Siamo case accoglienza per donne che escono da percorsi di tratta e ci occupiamo di fare integrazione per quel che siamo capaci qua su questa città. Questa iniziativa serve a raccogliere fondi, anche perché di questi tempi non è facile raccogliere fondi su tematiche come la coesione sociale. La cena si chiama matrimonio misto perché? Perché cerchiamo con azzardo di sposare insieme cibi da diversi paesi del mondo e vino piemontese. Veniamo al primo piatto di questo matrimonio misto. È un piatto che viene dalla Moldavia, lo ha cucinato Gallia e si chiama insalata shuba. Gli ingredienti sono carote, patate, rapa rossa, uova, acciughe e maionese. Questo secondo me è un grande vino e via di Cisterna d'Asti, che è una bellissima zona. È un vino abbastanza profumato e si accompagna volendo con del pesce ottimo. Poi gli hanno spiegato che si calano in acqua bollente per un attimo, si ritirano su e si avvolge quindi poi il prezioso contenuto. Sono dei contenitori alimentari praticamente. Yulan Fan Bei. Bene, che vuol dire? Che vuol dire carne tritata, prezzemolo, foglie di riso, olio di sesamo. Ma l'involtino è accompagnato da una stupenda salsa di cetriolini. L'insalata è pazzengua, si chiama. Pazzengua. Grazie. Si mangia particolarmente in estate perché è un antipasto fresco. Questo è un grignolino. Il grignolino è un vino tipicamente piemontese come carattere. È un vino non sempre facile da apprezzare. È un po' asprigno, è tannico. È... Però è... come insomma un po' spesso capita nella gente, i caratteri difficili a volte riescono ad accostarsi molto facilmente al resto della gente. Tre specialità provenienti questa volta dalla Nigeria. La cuoca è Princess. Riso al cocco. Aspettate. Cocco secco grattugiato. Sgombri freschi, gamberetti secchi, tonno, peperoncino, ma una cosa ragionevole, e cipolle. Accanto troviamo il moi moi e gli ingredienti qui sono fagioli, uova, pepe, cipolle, olio di mais, pomodoro. Come ultimo abbiamo una cosa molto povera, molto popolare, ma mangiata in tutta l'Africa, cioè il plantain. Cioè banane fritte, ingredienti banane e olio. Vino montepulciano dell'Istituto Enologico. Istituto Enologico, ma il prodotto arriva dall'Abruzzo. È un vino molto corposo, molto profumato, è stato in barile per un anno e mezzo. Gradazione 15 e mezzo. Wow. 15 e mezzo, andateci piano e buon appetito! Buono. Questo è buonissimo. Noi continueremo come FIAM, come Casa del Popolo, come gruppo di compagni, amici, solidari, a fare attività e gestire servizi rispetto a quello che poi di integrazione fa culture diverse. Va da sé che però non si possa solamente gestire a casa accoglienza, cioè quello che fa la differenza è poi dopo la risposta della società civile, della gente, di quelli che siamo noi, nel senso di rompere questo muro di intolleranza e di sinistra, di silenzio, soprattutto a voi del PD qua a tavolo. Con le orecchie basse, che ne avete un po' anche no, per no. Voi. Speriamo, va!
No, comunque vi ho detto. Speriamo, Stefano, abbiamo bisogno. Il razzismo è dire tu sei comunista, tu sei della Lega, tu sei del PD. È razzismo. Quello è razzismo. Se lo prendo adesso, questo vino non si trova in commercio ad Asti perché è arrivato l'istituto enologico direttamente all'Abruzzo e l'hanno vinificato loro, cioè lui, Guaita, Guaita. Quindi 5 euro per il Montepulciano d'Abruzzo. Ce l'ha. 5 euro, 6 euro, 7 euro. 8. 10 euro, 10 euro per il Montepulciano. Prova a te. Siamo a 14 euro per il Montepulciano. 14,1. 14,2. 20 euro alla mia destra. Applauso. 20,1. 20,2. 20,3. Bravo. Applauso. Applauso. Grazie. Partiamo da Stefano. Vieni. Il volpino vietnamita con salsa di cetriolini. E andiamo al piatto Very Strong, quello che vi ha forgiato sulle abitudini africane. Ecco a voi. Allora alle mie spalle vedete una nutrita schiera di aiutanti e anche loro. Fatia che ha preparato il dolce. Nadia. Il dolce si chiama Oriba. Anche baklava. Due dolci, due, grande applauso. Gli ingredienti sono farina di cocco secco, uova, lievito, burro, cioccolato da sciogliere o marmellata di pesca. Il vino che accompagnerà questo dolce è uno spumante del consorzio dell'Asti. In particolare un ringraziamento a Sara.